Salve a tutti, io sono Nidio e questo è Al 4+. Bentornati ai consigli natalizi, appuntamento ormai immancabile ogni anno per cercare di consigliarvi quelli che secondo me sono i migliori giochi da poter acquistare per Natale o per poter regalare, insomma, a Natale. Quest'anno vedremo un sacco di consigli suddivisi per categorie, perché magari state cercando dei giochi per dei bambini, magari per dei bambini un po' più cresciuti, come potrebbe essere il sottoscritto. Quello che vi posso consigliare fin da subito è di fare i vostri acquisti su Daltenda. Daltenda è un negozio specializzato nei giochi da tavolo, che quindi riesce a spedirvi giochi da tavolo stando attento che il gioco stesso non si danneggi. Ma soprattutto, e questo ve lo annuncio qua nel video, a partire da ora, da questo preciso istante, è aperto il Black Friday di Daltenda, grazie al quale potrete avere un sacco di sconti interessantissimi sul sito, partendo con un 21% di sconto su quasi tutti i prodotti nel catalogo, per arrivare anche a sconti maggiori su determinate categorie. Per fare un esempio, il 40% di sconto sui prodotti della categoria fine serie o il 30% di sconto su tutti i giochi a marchio Daltenda. In ogni caso, in descrizione vi lascio tutti i dettagli dell'offerta e i link per raggiungere Daltenda. Detto questo, iniziamo a vedere i consigli e sarò molto breve perché sono troppi e se no il video dura 3 secoli. Permettetemi solo un piccolissimo autoconsiglio ad inizio video: se qualcuno di voi, dei vostri familiari, apparenti, amici è appassionato di zombie o di horror in generale, non posso che consigliarvi il libro game che ho scritto io quest'anno e che è uscito quest'anno, che si chiama The Zombies. Ne esistono due versioni: questa che è il libro base avventuroso con un sacco di possibilità, e quest'altro che invece è il prequel, è un'avventura un po' più introduttiva, un po' più corta, che magari può aiutarvi ad entrare nell'ambientazione. Per chi non sapesse cosa sono i libri game, sono appunto delle letture interattive, cioè è un libro diviso in paragrafi. Alla fine di ogni paragrafo potrete scegliere a quale altro paragrafo andare in base alle scelte che farete durante l'avventura, in questo caso cercando di sopravvivere ad un apocalisse zombie. Detto questo, iniziamo a vedere tutti gli altri consigli su giochi da tavolo, giochi di ruolo e altri libro game. Partiamo con i giochi da tavolo e andiamo via via crescendo, perché la prima categoria per cui vi consiglio dei giochi da tavolo sono i bambini. Quindi vediamo innanzitutto 3 giochi da tavolo per bambini. Partiamo con quello sicuramente adatto ad una fascia di età molto più piccola, cioè Acchiappa Sogni, gioco da tavolo adatto dai 4 anni in su, ma diciamo che probabilmente già per un bambino di 10 anni potrebbe essere un po' troppo semplice come tipologia di gioco da tavolo. Ogni giocatore dovrà usare i propri giocattoli coccolosi per poter coprire, in un certo senso annullare, i paurosissimi sogni che si parano davanti a voi. Cioè, voi avrete delle tessere, in base al mostro che c'è di fronte a voi dovrete mettere sopra il giocattolo giusto per riuscire a coprirlo e prendere più punti. Molto semplice, ma sicuramente adatto a un bambino. Salendo un po' di età, vi consiglio Dragomino, gioco che peraltro ha vinto numerosi premi quest'anno ed è una rivisitazione del domino ambientata con draghi, uova di drago e tutto il resto. In che cosa consiste? Cioè, voi avete delle tessere paesaggio che dovrete posizionare proprio come con il domino, quindi foresta con foresta, palude con palude, per così dire, e poi ovviamente ci sono anche delle regole extra che ora non posso approfondire. Questo ve lo consiglio anche questo comunque dai 5-6 anni in su, e questo può essere anche divertente da giocare in famiglia perché non è adatto solo ai bambini, ma sicuramente anche per un adulto è un gioco semplice con cui potersi divertire. E ultimo consiglio per questa categoria, Nel Regno di Fabulantica. Anche questo è un gioco che ha vinto numerosi premi in realtà qualche anno fa, ma quest'anno, all'inizio di quest'anno a dire il vero, è arrivata l'edizione italiana, ed è un gioco che secondo me ha ottimi spunti sia per un bambino ma anche per un adulto, perché è un gioco da 2 a 5 giocatori che vi permetterà di mettere alla prova la vostra memoria. In questa mappa sono sparsi sotto delle torri vari personaggi. Voi, in quanto cavalieri, dovrete andare a ritrovare determinati personaggi cercando di ricordarvi quale personaggio c'era sotto ogni torre. Saliamo di categoria e andiamo a vedere dei giochi da tavolo social, dove per social quindi intendo giochi da tavolo sì adatti da giocarsi in famiglia, adatti da giocarsi con gli amici, di solito però giochi da tavolo adatti ad essere giocati in tanti e quindi in occasioni appunto un po' più social. Il primo gioco che vi consiglio è In una scala da 1 a T-Rex. È un gioco molto stupido, molto semplice, ma che viene proprio pubblicizzato come il gioco per chi non è bravo a fare il mimo, cioè è un gioco dove dovrete mimare, però quello che viene giudicato non è
il come mimate quella cosa, non è una persona deve indovinare cosa stai mimando, ma con quanta intensità la stai mimando. Magari la mimi malissimo e gli altri giocatori dovranno indovinare con quale intensità state mimando quella determinata cosa. Gioco social molto divertente. E un altro gioco che vi posso consigliare da fare magari anche in famiglia, ce lo vedo benissimo nel periodo natalizio, è Harry Potter Wizarding Quiz, una delle saghe cinematografiche e anche letterarie più amate, ragion per cui un bel quiz a tema Harry Potter fra amanti della serie non può che essere adatta a un periodo di festività. E ultimo gioco per questa categoria social, andando a una complessità leggermente maggiore ma non troppo, è Saloon Showdown. L'abbiamo visto di recente sul canale, un gioco a tema western basato sui riflessi, dove dovrete prendere prima degli altri giocatori le pistole giuste dal centro del tavolo, ovviamente sono pistole di cartone, non vi preoccupate, nessuno si fa male, e le dovrete puntare verso gli altri giocatori. C'è anche un'espansione che si chiama Back in Town, che vi permetterà di avere un martello di gomma piuma da lanciare contro gli altri. Saliamo di categoria, abbiamo visto giochi per bambini, abbiamo visto giochi social, vediamo dei giochi adatti a tutti. Cosa voglio dire? Cioè, tutti i giochi che abbiamo visto e che vedremo sono adatti a tutti, ma intendo giochi da tavolo un po' più classici, quelli in cui ci si siede al tavolo, si gioca magari per mezz'ora, massimo un'ora, sono giochi abbastanza semplici, delle regole, possono essere sia adatti al giocatore che conosce bene i giochi da tavolo e che comunque li troverà piacevole, sia a chi non ha mai giocato a giochi da tavolo e si vuole introdurre a questo mondo. E a proposito di giochi introduttivi, come primo consiglio in questa categoria vi consiglierei Kingswood. L'abbiamo visto all'inizio di quest'anno, è un gioco che mi è piaciuto nonostante a livello di ambientazione mi sarei aspettato qualcosina in più, però come gioco introduttivo secondo me è perfetto, semplice, veloce, e si tratta di un gioco fino a 5 giocatori all'interno del quale con la vostra gilda di avventurieri dovrete andare nella foresta a combattere pericolosi mostri. Sempre all'interno di questa categoria, uno dei giochi che ho più apprezzato quest'anno è Flick of Fate. Il flick è la schicchera per intendersi, e questo gioco è tutto basato sulle schicchere. Ogni pedina ha la sua abilità particolare che messa in quella posizione magari vi dà un vantaggio extra, oppure magari lo dovrete in un turno non tirare così ma tirare magari con il mignolo. Ve lo consiglio da fare in famiglia o con gli amici, secondo me è meraviglioso. E continuando con un altro consiglio un po' più tecnico forse, ma molto semplice, Cascadia. Cascadia lo vedremo, penso sarà il prossimo video che vedremo sul canale, che è un piazzamento tessere, per chi non sapesse cosa vuol dire, cioè ci sono delle tessere esagonali e ognuno le dovrà mettere di fronte a sé per formare il proprio regno. Un po' simile a quello che vi ho detto prima con Dragomino, ma un po' più elaborato a livello di meccaniche, ma neanche troppo, è un gioco davvero molto semplice che secondo me è adatto anche a chi non ha mai provato i giochi da tavolo e vuole introdursi a questo genere. Continuando con i consigli per questa categoria, vi consiglio Jurassic Park Danger, gioco che a noi, nonostante alcuni difettucci qua e là a livello di gameplay, ci è piaciuto davvero molto, si respirano le avventure del film, ed è un gioco che definirei semi cooperativo, cioè da 1 a 4 giocatori controllano gli umani, i personaggi del primo film di Jurassic Park che devono fuggire ai dinosauri, mentre un solo giocatore controllerà tutti i dinosauri e deve mangiucchiarsi gli altri giocatori. Soprattutto agli amanti della saga, ma non solo, piacerà molto. Ultimo consiglio per questa categoria è Garden Guerrilla, forse il gioco un po' più movimentato che vediamo in questa categoria, anche se non lo è. È un gioco in cui voi controllerete il vostro esercito di insetti che sta facendo un'epica battaglia nel vostro giardino, a livello teorico ovviamente lo potete giocare anche in casa, e nel quale dovrete posizionare le carte sul tavolo per combattere contro l'avversario, ma la particolarità è che molte delle carte si posizionano ad esempio lanciandole sul tavolo oppure lasciandole cadere dall'alto, quindi ecco, è una tipologia di gioco leggermente più movimentata, ma neanche troppo, ma che vi consiglio assolutamente. Ok, siamo andati veloci, ma di consigli ne mancano ancora abbastanza, passiamo a 4 consigli di giochi da tavolo per giocatori esperti. A me, lo sapete, non piace come categoria quella del giocatore esperto, che vuol dire si gioca per giocare, non per essere esperti. In generale però quello che intendo è chi è più abituato ai giochi da tavolo, non è il primo gioco da tavolo, o almeno magari è anche il primo gioco da tavolo ma non ha paura di regole un po' più complesse, ecco.
E all'interno di questa categoria vediamo quattro giochi, partendo con Marvel Villainous. È un gioco all'interno del quale interpreterete i cattivi della Marvel e dovrete combattere l'uno con l'altro per portare a termine il vostro obiettivo, che nella maggior parte dei casi sarà sconfiggere i buoni contro che cercheranno di ostacolarvi, che non sono rappresentati da dei giocatori ma da delle carte. È un gioco della serie Disney Villainous, ma che ho trovato un po' più complesso rispetto agli altri capitoli della serie Disney, e per questo lo metto in questa categoria. Ciò nonostante può essere tranquillamente giocato anche da chi non ha mai provato un gioco da tavolo, soprattutto se piace l'argomento. Il prossimo consiglio invece è un po' più particolare, perché è un gioco da tavolo da fare in solitario. Si tratta di Under Falling Skies. Potrei definirlo molto semplicemente come Space Invader in gioco da tavolo, cioè dovrete cercare di resistere all'avanzata degli alieni con le varie astronavine che scendono dall'astronave madre e si avvicinano sempre di più alla Terra. Voi dovrete gestire i vostri dadi, che corrispondono alle azioni che avete a disposizione per poter fermare l'avanzata degli alieni in vari scenari, cioè proprio anche una campagna da poter seguire. Salendo non di difficoltà ma di prezzo, non posso che consigliarvi Zombicide, la seconda edizione. Allora, per chi non lo sapesse, questo canale è nato e cresciuto anche con il tema Zombicide di sottofondo. È un gioco da tavolo cooperativo, quindi si coopera con gli altri giocatori per sopravvivere a orde e orde di zombie che vi arrivano addosso. E quest'anno è uscita la seconda edizione del gioco base di Zombicide, che secondo me è veramente bella, è veramente divertente, e vi consiglio peraltro anche di recuperarvi eventualmente qualche video al riguardo, quindi non posso che consigliarvela nonostante il prezzo sia alto, ma a giudicare da tutte le miniature che ci sono dentro direi che non potrebbe costare meno. E per finire con i consigli proprio sulla parte giochi da tavolo, poi passeremo a giochi di ruolo e libro game, un consiglio che io trovo inarrivabile per i miei standard di prezzi, però se volete fare felice una persona e avete un bel po' di budget, questo lo apprezzerà sicuramente. Sto parlando di Descent, Leggende delle Tenebre. Gioco da tavolo venduto tipo 170 euro mi sembra, ma che ha dei componenti che cosa gli si può dire a questi componenti? Ha bisogno di un'applicazione per poterci giocare, sul canale non l'abbiamo portato, sicuramente in futuro lo porteremo, ed è un gioco all'interno del quale dovrete esplorare dungeon e combattere un sacco di creature cercando di portare a termine le varie missioni. Passiamo alle ultime due categorie, cioè 3 libri game e 3 giochi di ruolo. Partiamo da quest'ultimi. Per quanto riguarda i giochi di ruolo, visto che io non sono al massimo esperto, mi sono fatto consigliare dallo Scotto 3 giochi di ruolo da potervi consigliare. Il primo gioco che vi consiglio per questa categoria è Anglorious. Anglorious è definito come un gioco da tavolo necrofantasy, nel senso che è proprio un gioco fantasy ma nel quale voi siete morti, cioè siete non morti, vi siete appena risvegliati e dovete semplicemente vivere le vostre avventure in questo nuovo stato, sapendo che però niente è perduto. Beh, se siete ancora vivi deve essere così. Poi, altro consiglio, un gioco che abbiamo già consigliato negli scorsi anni ma che lo Scotto non si stancherà mai di consigliarvi, che è L'Ultima Torcia. L'Ultima Torcia invece è un gioco fantasy vero e proprio con i toni molto realistici di cui abbiamo già parlato in passato, quindi un fantasy molto classico nel quale dovrete affrontare mostri e avventure di ogni tipo. E infine, lo so che quest'anno sono stato un po' ripetitivo per il tema zombie, però ho anch'io insistito per mettere questo consiglio, cioè il gioco di ruolo di Zombicide, che è uscito a Lucca e che tranquilli sicuramente vedremo sul canale. L'ultimissima categoria che vediamo oggi sono i libri game. Vi ho già consigliato all'inizio il mio libro game. A parte quello però, se proprio voleste iniziare a leggere libri game, oppure magari volete regalare a qualcuno un libro game molto semplice ma non sapete se lo apprezzerà, soprattutto se è più piccolo, potrebbe apprezzare Mi Vuoi Adottare. Libro game piccolo piccolo piccolo, ma che introduce molto bene al tema del libro game, perché spiega il funzionamento facendovi giocare, cioè è davvero semplice, voi iniziate a leggere, vi spiega come funziona un libro game giocando. Altro libro game che vi consiglio, anche se ancora sinceramente non l'ho letto, è La Luna del Raccolto. Ve lo consiglio perché lo scrittore è Marco Zamanni, di cui mi fido ciecamente quando si parla di libro game, ed è un libro molto particolare, ispirato, se lo conoscete, alla saga videoludica di Harvest Moon, e all'interno del quale dovrete gestire l'azienda agricola dei vostri sogni. Ultimissimo consiglio per questa categoria invece è un libro
game molto molto particolare e è The Horror Game Book. L'avrete capito, sono un po' appassionato del genere horror e in questo caso si tratta di un libro game horror ispirato ai romanzi di Edgar Allan Poe, non ad uno nello specifico ma a molti romanzi di Edgar Allan Poe, e vedrete è molto particolare perché voi in un certo senso controllerete un avatar generico che non vi posso spoilerare troppo, però se ve ne parlo ve ne spoilerò, insomma è un libro molto particolare, sappiatelo. Ok, eccoci arrivati alla fine del listone dei consigli di questo anno. Potrete anche sfruttare il Black Friday che arriverà a breve per avere degli sconti, magari andranno in sconto proprio i giochi che ho consigliato, io purtroppo non lo so in anticipo, però teneteli d'occhio e vi lascio soprattutto in descrizione tutti i link dei giochi che vi ho citato. Io spero di avervi aiutato con questa lista, mi scrivete sempre in tantissimi in questo periodo per dirmi che cosa mi consigli per Natale, che cosa posso regalare per questa fascia di età. Capite che per me è difficilissimo rispondere a tutti, vorrei davvero, il problema è che è impossibile rispondere ad ogni singolo commento perché me ne arrivano tantissimi e oltre a questo appunto questo su YouTube non è il mio lavoro principale, quindi non posso neanche dedicarci tutta la giornata. Spero però con questo video di esservi riuscito a dare qualche spunto interessante. Detto questo, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, se il video vi è piaciuto supportatemi con un mi piace e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!